Ciao a tutti! Questo video nasce grazie alla collaborazione con Eludo, che è un'agenzia di cui faccio parte che si occupa di intrattenimento digitale a livello calcistico insieme a tanti altri content come il sottoscritto. Eludo si occupa soprattutto di tornei di eFootball 2024, FC24 e non solo. Per tutte le informazioni seguiteci sui nostri social e visitate il nostro sito. Vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione del video e vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale in caso che non l'abbiate fatto e di attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessun contenuto. A titolo informativo, il mio format uscirà tutti i mercoledì e tutti i venerdì alle 17:30 di pomeriggio e ragazzi, io sono Magic Gamer e siamo qua con il campionato di Serie A. Allora, ragazzi, vi devo dire un attimo un paio di cose. Allora, prima di tutto, che in descrizione trovate anche il mio canale di YouTube. Quindi, se non mi avete mai visto, non mi conoscete, non siete iscritti, sotto in descrizione link al mio canale e vi iscrivete. Detto questo, ragazzi, come avete visto. La collaborazione è con Eludo, ragazzi, è la stessa agenzia di prima, solo che sta cambiando nome da Esport Livers, ragazzi, sta diventando Eludo. Con Eludo, ragazzi, poi dopo si sta attivando una piattaforma, un'app, che appunto qui sul canale trovate anche i video, una playlist, che vi dice come iscrivervi. È praticamente una piattaforma per fare dei tornei di Eludo. Quindi vi potete iscrivere tutti quanti, l'iscrizione è gratuita, c'è un video apposito qua sul canale nella playlist dove c'è Alonso Gray Fox, che penso tutti conosciate, che spiega esattamente come iscrivervi e poi man mano sta facendo uscire tutti i video per, diciamo, tutorial per come muoversi all'interno dell'app Eludo. Ragazzi, iscrivetevi perché secondo me ci sarà tante tante divertimento. I tornei comunque saranno tutti meritocratici, ve lo posso assicurare, parola del Magic, quindi mi raccomando, iscrivetevi. Detto questo, siamo verso la fine, 36ª giornata, per fortuna poi cambieremo il format, ma ve lo dirò nell'ultima puntata che sarà la prossima, ragazzi, perché oggi andiamo a giocare la 36esima giornata, la 37esima giornata contro il Frosinone e poi in casa contro il Cagliari. E l'ultima partita sarà la partita chiave col Milan. Ve lo dico subito, l'obiettivo è chiudere questo campionato con la vittoria del Milan, ok? Voi del resto non mi interessa, quindi oggi andiamo a fare una prova. Allora, ragazzi, la prossima partita ci sarà la partita chiave col Milan. Chiuderemo il campionato, vediamo come conclude. Non so dopo cosa succede, e vediamo dove siamo arrivati. E poi, invece, che la seconda partita, ragazzi, vi spiegherò nel prossimo video cosa succede la prossima settimana, appunto al mercoledì e venerdì, che cosa vi porta il Magic. Ragazzi, tanta roba, tanta, tanta roba, vedrete. Allora, ragazzi, torniamo indietro e andiamo a vedere un attimo le sfide di oggi. Non subire gol per una partita si può fare. Abbiamo dei punti da prendere, li utilizziamo sicuramente. Guarda, subito oggetti di campionato perché alcuni giocatori sono in D, condizione normale. Abbiamo ancora, abbiamo detto, tre partite. 3, 6, 9, via. 3.000, tutti buona più. Va bene. Poi, prestito, ragazzi, non possiamo prendere nessuno, nessuno perché non sono giocatori che possiamo prendere che ho nel fantacalcio. E andiamo nello schema di gioco. Eccolo qua, ragazzi, Guendouzi 94, gli ho dato l'altro Guendouzi, questo qui l'ho trovato, quindi da regolamento posso utilizzare gli stessi giocatori e gli ho dato l'altro come allenatore. E quindi come progresso, diciamo, come punti. E questa è la carta. È un po' più forte, ma tanto non cambia niente, ragazzi. Non è quello il problema di vincere o perdere, lo sappiamo già. Allenatore, oggi vi porto Zico, l'ho preso con le monete, quindi ho detto perché non utilizzarlo? Andiamo in possesso palla. Istruzioni individuali, neanche una, ragazzi, non ne voglio mettere. Stesso modo dell'altra volta, invece che contrattacco, andiamo in possesso palla, cerchiamo di stare belli alti, cerchiamo di fare un bel possesso. Poi, giocatori, andiamo a mettere in campo, visto che adesso è a posto, Romagnoli, l'avevo messo l'altro perché era D, ma tanto gli abbiamo dato la carta. Poi giochiamo con terzino difensivo, dall'altra parte offensivo, come appunto abbiamo sempre fatto fino adesso perché non abbiamo terzini offensivi di sinistra. Poi abbiamo il tra le linee
appunto qua dove c'è il difensivo, dove c'è l'offensivo che si alzerà, tenderà ad alzarsi, c'è Guendouzi che comunque è un onnipresente che potrebbe andare anche a coprire quella zona in caso che l'avversario va lì con la palla, perché l'onnipresente attacca tutti i punti del campo dove c'è il possesso palla avversario. E poi abbiamo Lookman, seconda punta, che si inserirà perché Zapata è un fulcro di gioco che si abbassa, ci sarà Ikoné come taglio al centro e Berardi invece che si allarga, poi si andrà a stringere in area verso il secondo palo. Quindi come tattica ci possiamo stare. Come possesso palla, ni ci potrebbe far di meglio, ma abbiamo questi giocatori. Quindi andiamo, abbiamo un bonus però con l'allenatore Zico di più uno in tutti i giocatori di dribbling. Ok, non serve a niente ragazzi, però ok, superstar, continuiamo, abbiamo fatto tutto il campionato, vediamo dove siamo arrivati ragazzi. Ok, allora, io so che siete curiosi di sapere cosa porterà il Magic qua su Eludo. E iniziamo a chiamarle Ludo, ragazzi, abituiamoci e vedo l'ora di dirvelo, però è il prossimo video, quindi appuntamento a venerdì, non mancate. Chiudiamo il campionato ed è importante perché vi spiego quello che andremo a fare. Ed è importante perché sì, ragazzi, mi sa che mi seguirete molto di più qua dopo, ne sono convinto. Quindi mi raccomando, venerdì tutti quanti, soprattutto la seconda parte dove vediamo dove ci classifichiamo. Tutto il campionato che abbiamo fatto insieme, vi ringrazio per tutto il supporto che mi avete dato e poi vi dico cosa andremo a fare. Andremo a fare una cosa molto bella, vi dico già, piccolo spoiler, si tratta di online, quindi non c'è più computer, basta. Modalità per me bocciata, ragazzi, per la mia esperienza. Ragazzi, andiamo, iniziamo la partita. Siamo in possesso palla, quindi dobbiamo pressare. Vediamo se pressiamo il computer cosa succede. Abbiamo sempre giocato spesso in contrattacco, ma in realtà abbiamo già giocato in possesso palla, però non con questo modulo. Vediamo. Boh, Guendouzi. Ragazzi, quel Guendouzi qua vi dico già che l'ho provato anche un po'. È molto forte, ragazzi, quella carta lì. Secondo me è buggata, ve lo dico. Però, vabbè, non è quello che ci farà vincere. Vediamo subito l'inserimento, ma non abbiamo un opportunista, che sarebbe magnifico avercelo. Ce l'abbiamo in realtà l'opportunista, ma lo mettiamo in secondo tempo, la Padula. Allora. Ci vorrebbe un bel regista creativo, non un giocatore chiave, purtroppo. Ok, ragazzi. Ragazzi, mi sta venendo una mezza idea di come andare a fare una formazione un po' ibrida per cercare di renderla più per il possesso palla, perché ragazzi, qua di possesso palla c'è ben poco, a parte un po' castanosse, tra l'altro di quello in prestito, ragazzi. Tra l'altro la squadra da quando è cambiata, che ho fatto i cambi nella fantacalcio, qua stiamo andando peggio, eh. Cioè senza Immobile, che io lo criticavo tanto. Tra l'altro anche nella mia fantacalcio siamo a perdere, ragazzi. Da secondi stiamo andando terzi, quarti. Quindi tutto male sta andando. Vi ricordo che l'ho fatto con un mio amico, no? E tutti i cambi che ho fatto io, il mio amico non li voleva fare. E aveva ragione. Mi ha preso Berardi che si è rotto. Gli abbiamo dato Immobile, gli abbiamo dato Ederson per fare pareggiare un po' con Immobile perché comunque stava andando meglio Berardi in generale. E gli abbiamo dato Ederson. Ora abbiamo Castanos che non gioca sempre. No, lui ci ha dato Ikoné. Ikoné che non gioca sempre. E lui abbiamo dato Ederson dell'Atalanta che gioca sempre. Sì, si vede che non sono, diciamo, non seguo il calcio e si vede che tra l'altro è il primo anno che faccio. Da tanto che non faccio la fantacalcio perché ho fatto un'asta di riparazioni che se stavo fermo era meglio. Ma il fantacalcio è anche questo. Allora ragazzi, iniziamo un attimo. Allora, non si riesce a giocare. Allora, andiamo a fare questa cosa qua. Giocatore chiave. Qua andiamo a mettere Castanos. So che state già pensando, questo è pazzo. Ma in realtà sono un po' matto. Mettiamoci centro alle linee qua.
Ragazzi, vi dirò che questo qui andrà a muoversi in quella maniera qua, in maniera che può andare a servire questi tre giocatori qua. Iconi lo tiriamo giù perché mettiamo Lukman, che è il giocatore chiave che si inserisce in area quando Zapata si abbassa, e andiamo a mettere qua un altro, per forza, non abbiamo altra chance, andiamo a mettere un altro onnipresente. Un onnipresente lo mettiamo in mediano e un onnipresente per creare due altezze diverse lo mettiamo CC, che avanza un po' di più e si inserirà. Ok? Bene. Di qua Gagliardini lo mettiamo in difensivo in maniera che non sale più di tanto perché non voglio che si va a inserire in quella zona di campo perché c'è già l'inserimento di Lukman. E quindi, boh, invece di qua che Berardi tenderà un po' ad allargarsi per poi stringere dopo, Guendouzi si inserirà. Questo in teoria è quello che vorrei fare. Poi, un'altra cosa che per andare a migliorare un po' il possesso palla sarebbe meglio mettere. Guarda, non mi interessa se si abbassa, va a 81, ma quando Lukman così si stringe, lui si allarga e lui è mediano, difensivo, più facile che va a coprire. E mettiamo il difensivo da questa parte, quindi noi le azioni le faremo da sinistra. Bene. Come gioco io di solito, ragazzi. Perfetto. Primo cambio in arrivo, serve uno spunto dalla panchina. Una breve infarinatura di tattica su questa squadraccia. Squadraccia, ragazzi, perché proprio farei totalmente diverso la formazione. Ma chi non capisce cosa sto parlando, andate a iscrivervi sul mio canale che capirete le tattiche del Magic. O almeno, in teoria, dovreste capirle. Palla recuperata e ora possono ribaltare rapidamente Allora, l'attacco e Faraoni, giocarla nello spazio. benvenuto da questo lato. Mai fatto in tutto il campionato, lo facciamo adesso. Cassanos sulla destra. Oh, finalmente uno lì che serve Berardi. Oh, va bene. Lì ci vorrebbe un bel trequartista regista creativo, un classico 10. Mazzia Meglio regista Pinto, creativo. passaggio sulla destra. In questo caso, però non l'abbiamo. La gioca sulla destra. Palla di nuovo verso il centro. E Savicic non si passa. Non si passa. Caprile Gagliardini. dice no. Siamo contro il Frosinone, che a quel livello qua, ragazzi, pff, Zapparanti. sì, più o meno come se ci fossimo contro il Liverpool. Ma si sente dire che Zappa giustamente la posizione irregolare. Bene, 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 bene. Bene, ci abbassiamo un po'. Lukman si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Zapata, io non capisco che cos'ha. Subito alla stessa Sta volta il male. direttore di gara interrompe l'azione, Te la si facciamo. ribalta con un calcio Tiro giù anche d'angolo. te. Ma hai già stufato. Non mi stai piacendo come ti stai muovendo. Non vai in profondità. Possesso palla, ci andiamo a Mazzia Pinto mettere unica punta. e trova Andiamo a Berardi. mettere, ragazzi, il nostro fantastico Lapadula. Perché Zapparanti. Guendouzi. è l'unico giocatore che si Passaggio propone sulla davanti, destra. che si inserisce con il possesso palla, ragazzi, in sto gioco che Passa. funziona veramente, è il regista creativo. Berardi, da lì, ragazzi, riesco a servirlo bene adesso e riesco a entrare con Berardi. Classico Bellissimo. gol di Berardi che stiamo Di facendo. classe. Controllo di palla splendido e finte Però ottime avevamo per lui, la avevamo difesa. immobile, quindi va Si è bene, creato da solo lo spazio per realizzare. Iniezione di energia proveniente da bordo dai. campo, Classico cosa hanno di palla offensivo. centrata con Ottiene la crocchetta, sua tiro di stessa risposta, potenza. questo è sicuro. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Andiamo giù di un'attacca, Zero, anche cambia il due. risultato 1-0. Ho capito che col computer devi andare giù anche con 15 Palla con tacche, ancora molto e che non tempo. ci sono, purtroppo. Eh no, niente. Fuori gioco, caro mio. È giusto così. Giusto così, e spero anche che ti fai male, cioè, oltretutto, cioè. Allora, diamo la palla a Romagnoli che col suo bel mancino la va a servire a Faraoni Scodella in avanti. che, se si sveglia, perfetto, la Cavani passa a sulla Lukman. panchina. Lukman chiaramente dorme. E, oh, Anticipa, si prepara per Castanos tutto in l'intervento automatico ha del fatto, portiere. ragazzi. Castanos qua è stata la Incredibile. svolta, Non c'è più ragazzi. tempo. Faraoni. Un possesso di palla serafico fatto di Sì, passaggi Lampadula, nonostante l'opportunista, dorme anche lui. con È originalità. normale, tutto è normale in Ottimo questo gioco qua. lavoro, non era niente male. Offline funziona la tattica tanto Ottimo quanto spiegamento. funziono Spazio io, per servire i compagni. diciamo, ad andare a Si è giocare a concentrato basket.
Per la vostra precisazione faccio pietà. Allora, non che a giocare a calcio sia un fenomeno, però comunque ho giocato da giovane, da piccolino, nei classici pulcini del mio paese dove abitavo, non ero male, poi dopo col tempo non me ne fregava più niente, sono peggiorato e mi lasciavano in panchina e sono rimasto a casa. Però dopo ho fatto da più grande 5 anni, oggi parliamo ragazzi, siamo alla fine, chiacchieriamo, alla fine ho fatto 4-5 anni di calcetto, di cui 2 mezzi infortunato come al solito, però ho fatto dei bei anni. No, 3 anni, 4 li ho giocati, 2 anni, 6 anni ho fatto. Comunque 6 anni da calcetto da quando più o meno avevo 20 anni in su, e mi sono tolto anche delle belle soddisfazioni, ragazzi, livelli CSI, niente di che, però mi sono tolto le mie soddisfazioni. Vabbè, piccola parentesi, così volevo un attimo avvicinarmi un po' a voi, iscritti di Eludo. Scusate, non avete ancora messo il like al video? Dai, patto? Boh, ripartiamo. Che cavoli, non avete messo il like? Il like va messo, dai, su. Allora, ma a destra non ci dovrebbe essere? O io no che sei difensivo? Oh, Costa Curta è più forte. Grazie al... Oh, santo zio. Pam. Guendosi. Qua c'è Smalling. Il tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato... Oh! Ammazzalo! Finché ci sei? Solo il giallo. Guardiamo. Come non è rigore? Ma no, ma non è vero! Ma non è vero! Questo calcio piazzato può aiutarli a consolidare ulteriormente il vantaggio. Berardi! La gioca all'indietro. Ma cosa fai, Berardi? Non per la punizione, per quella movenza che ha fatto dopo. Gagliardini, ragazzi, la posizione di Gagliardini, ho trovato una posizione dove... Mamma mia! L'ho inventata, il CC invece che il trequartista. Oh, io no! Mamma mia, ragazzi, oggi sta dando tutto meglio, forse lo sto prendendo un po' più tranquilla io. Mamma, Berardi, e guardiamo subito Castanos, ma mi ha svoltato il... Mamma, come ho inserito Castanos su quel modulo qua, ragazzi, ha svoltato la partita. Io ho un'altra idea. Ragazzi, dobbiamo preparare una squadra perfetta per battere il Milan. Partita chiave, finale. Passaggio sulla destra. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Ecco la Padula. Berardi. Buona occasione. Esagerato. Non l'ha bloccata. Ah, sembra quasi il Frosinone oggi. Non sembra il Liverpool. Incredibile. Ragazzi, facciamo anche noi la pazzia. Così si attiva il giocatore chiave, ragazzi. E ci mettiamo Gudmundsson. Gudmundsson, taglio al centro. Lo abbassiamo un po'. Lo abbassiamo e alziamo loro.
sorta di falso 9. Sto provando tutte, ragazzi. So che le posso provare tutte, tanto alla fine finirà 1-1, 2-1 per il Frosinone. Lo so, però. Prova a verticalizzare. Verticalizzare. Verticalizza. Perché mi sono spostato? Perché pensavo che dava la palla di là. Ma oggi non gioca di squadra l'AIA. Non so come mai. O meglio, eh. Sta a vedere che le vinciamo tutte e tre le ultime. Sarebbe il colmo. A parte che non ci credo, però sarebbe veramente il colmo. Allora, andiamo di qua. Di qua e. Uff. Ho fatto la crocchetta, ma non ho fatto in tempo a farla. Faraoni. A parte che Faraoni va meglio di qua 81 che dall'altra parte. Ma forse perché sono abituato ad attaccare da sinistra, ragazzi. Vabbè, ci voleva una bella attaccata di rientro lì, e non sicuramente un giocatore chiave, però. Fallo. Però da quella mattonella di Berardi, eh. Questa è la mattonella di Berardi, ragazzi. Questa è la mattonella di Domenico Berardi. Mamma mia la presa! Ma non ci voglio credere. Va bene. Mamma mia, cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Lookman, che non è in una gran posizione dove l'abbiamo messo, però palla al piede, mi trovo molto bene con lui come giocatore. Lookman, cosa ha combinato? Scavetto e quella puntazza. Va bene. Possesso palla con quel modulo qua lo stiamo rendendo un po' migliore. Io in teoria ho fatto la X per farla finta, ma fa lo stesso. Ragazzi, abbiamo anche la sfida di non subire gol, è vero. È vero, non dobbiamo subire gol per la sfida. Oh, mettiamoci giù. Oh, Castanos. Ma ti metto giù, dai. No, ho finito i cambi. Devi stare in campo, Castanos. Porta pazienza. Tienti il male, non rompere le balle, dai. Stai facendo. Hai rivoluzionato questa squadra? Vuoi uscire? No, dai. Cosa, ragazzi? Cosa sto facendo? Voglio vincere. E so che così il computer va in pappa. Mamma mia, Caprile, cosa stava combinando? Mamma mia. Voglio la sfida di non subire gol. Si è svegliato il Frosinone. Il Liverpool. Il Liverpool. Ragazzi, 2-0. Non succedeva da. Boh, non lo so da quante puntate non vinciamo una partita. L'abbiamo vinta, ragazzi. Con il ruolo fondamentale di Castanos. Come CC trequartista strano. Allora, ragazzi, visto che abbiamo vinto con quella squadrina qua. Ragazzi, abbiamo vinto una partita. 54 a 58. Se vinciamo andiamo a 57. Potremmo
poi andiamo a 60, se vinciamo le ultime due, dobbiamo sperare che il Bologna e torniamo noni, siamo stati sempre noni, il nono è il nostro posto. Però vabbè, difendiamo il decimo intanto. Sfida completata, perfetto, getto scaduto e noi segniamo in un gol, quello lì li facciamo subito, andiamo a prendere subito per l'altra partita condizione buona 3000 perché tanto ragazzi poi finisce il campionato, tranquilli che non gioco più questa modalità, quindi non mi interessa. Andiamo contro il Cagliari in casa nostra. Quindi vieni in casa da noi e facciamo questo cambio qua. Allora, cambiamo così, facciamo CC, vedete appena appena lì. Poi qua ci mettiamo Guendouzi un po' più basso, lui un po' più basso. Mettiamo il mediano qua. Avevamo detto Gagliardini che è più difensivo. E Gagliardini lo mettiamo qua, che c'è anche alta, anche se destro va bene. Lo mettiamo in difensiva, Gagliardini. Gagliardini difensiva, perfetto. Poi andiamo a mettere i Conné, va bene. No, i Conné, va, messi sulle balle, Gudmundsson. Poi mettiamo Zapata giù, mettiamo Lookman come seconda punta, ok? Abbassiamo anche un po' Castanos, abbassiamo anche lui così e no, così e andiamo a mettere proprio al minimo più stretto che possiamo, ma lo mettiamo belli alti. Così, giriamo loro due ed eccoli qua. Questo ragazzi, alla fine del campionato, ho capito che questo era il miglior modo che potevo fare. Vabbè, meglio tardi che mai, Magic, ci sta. Castanos, boh, così ragazzi, perfetto. Ha senso? Poco, però va bene. Possesso palla e andiamo a giocare anche col Cagliari. Dai ragazzi che forse è il primo episodio che vinciamo 2 su 2. Meglio tardi che mai. Poi se vinciamo anche quella del Milan faremo il record di 3 partite di fila vinte. Voi ci credete? Io no. Però ragazzi, può succedere. E potremmo chiudere il campionato, dopo tutto anche buono. Sarei contento. Andiamo a vedere il avversario. Un 4-2-3-1, un po' strambo. Bene, andiamo contro il Cagliari, giusto? Sì. Bene, bene, bene. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Cosa? Non vi siete ancora iscritti a Eludo? Niente Link nuvole in sulle descrizione. spiagge, sì, Iscrivetevi anzi, a sinceramente Eludo subito. purtroppo apprezzerei. Andate nell'app, vi iscrivete, fate già tutte le iscrizioni. Non sapete come si fa? C'è il video di Alonso Gray Fox. Guardate come si fa, iscrivetevi per partecipare ai tornei. Poi tornate qua. Dai, vi aspetto. Infatti, sono arrivati in massa. Avete fatto? Andiamo ragazzi. C'è una grande attesa per questa partita. Il pubblico si prepara e i decibel aumentano sempre di più. In questi cori c'è tutta la magia e il Magic. significato del calcio. Se la levetta analogica la indichi dritta, il passaggio va dritto. Lo sapevi? L'arbitro ha già dato il via alle danze. Uè, Castanos! Cambio. È parte. Opportunità di Guarda, recupero guardalo, per il Cagliari. guardalo, guarda Gudmundsson. Palla anticipata. Gudmundsson ti ha dato fiducia, ti ha ridato la titolarità. Dimostrami che ho fatto bene. Dai, Castanos, tu sei dappertutto. Bravissimo, Castanos. Hai capito che tu sei il cuore di questo modulo, di Macumba questa squadra. Augello. rimonta dietro e si fa trovare libero. Augello si è Buona trasformato difesa, in. butta Cos'è, via la un palla sul terzino? vicolo. Non so se è il terzino. Sta attenti perché è un attimo che Augello si trasforma in Marcelo. Pallone verso È un l'area. attimo, ragazzi, è un attimo. Dai, vai, vai, Cagliari vai, ancora dai, in dagli la campo palla. per il pareggio. Prima, però, dai. Dai, Non ci vuole tanto per rovesciare la partita. se vabbè. Gaetano. Uè, qua c'ho l'incontrista io. Tu Gagliardini. stai fermo, ti rubo la palla subito. Andiamo, andiamo, andiamo subito. Guardiamo il falso 9 del Magic. E Ma passa. funziona davvero, Gudmundsson ragazzi. per cercare il gol. Ecco il momento decisivo Funziona! e si supera. Una spazzata che si stava rendendo sempre più necessaria. Intercetta il pallone, La scivola in maniera parata! magistrale. Si è fatto Prendi prendere dal questa! sbuffo e si Uè! libera. Miau! Miau! Sembra stile azioni del genere, ma palla filtrante e conclusione. Sembravano parte di un meccanismo perfetto. Miau! 1-0. Andiamo in difensiva, due Il momento è tacche, fantastico. due tacche. Difficile immaginare un inizio migliore.
Bella, bella, bella giocata. Ah, ma ha fregato. Fra un po' la IA, ragazzi, gira la levetta da Cagliari-Real Madrid, ve lo dico. De Jola diventa Zidane e segna, ragazzi. De Jola, il nuovo Zidane. Già. De Jola, CC 77, il nuovo Zidane, ragazzi, anche il ruolo uguale. Va bene, va bene, va bene. Eravamo in difensivo, non gliene frega niente. Quando vuole segnare il computer. Ma ci pensa. Hai rotto, eh? Non ti dico quanto. Beh, se era bello se facevi un altro gol così. Comunque quel portiere qua. Ah. Capito, capito. Ho capito. In porta hanno preso Yashin. Beh, non lo sapevo, bastava dirlo. Vabbè. Ok. Ho già capito come andrà a finire questa partita. È andata via l'idea di vincere tre partite di fila. È stato bello, ragazzi. Abbiamo vinta una. Andiamo. Ma perché Life? Perché Magic? Ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Fallo, giusto. Giusto, giusto. Gli ho preso la caviglia in pieno. Gli ho preso la caviglia, ragazzi. Si è visto. Giusto, giusto. Però il Magic ora va in attacco e non se l'aspetta. Ria ora impazzisce. Perché non se l'aspetta. Impazzisco anch'io se prendo gol, però. C'erano tante maglie del tuo colore, eh? No, la diamo a quelle bianche, va bene. No, no, tranquillo, tranquillo. Quello è Raul, ragazzi. È diventato Raul quel giocatore lì. Raul Zidane. Uè! Niente. Era stato bello, però. Allora, ragazzi. Gudmundsson. Ma c'è Castanos. Il sombrero. Lukman. In mezzo. No, non c'è riuscito. Mi stavo esaltando, ragazzi. Eccolo là, la Padula, il suo chiaramente segna, mamma mia, Caprile ha detto no, Caprile ha detto no. Io, ragazzi, vorrei Ragnar su eFootball. Non si può fare una richiesta così? Beh, io lo prendo subito. Spacchetto per Ragnar, ve lo dico subito. Che bello! Ma che bello! Mi faccio l'applauso da solo. Bello, bello, bello. Bello. L'ho visto che tagliava. Uè, bello, 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 ragazzi, bello. Mi è piaciuto. Eravamo in attacco, ha funzionato. Spingere un po'. Dai, 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 dai. 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 Che su 3-1 la... Chiudevamo, era il parolone, però. Passa il pallone, però male. Guendouzi
Oh, Lookman lì davanti, però cioè, a livello tattico ha poco senso, però pallone, sì, quando c'è la palla è il nostro più forte, si sente. Ma ragazzi, c'è cioè, la papera del portiere, il rimpallo è a nostro favore. Sto giocando dopo l'aggiornamento, l'ultimo, ma non è che hanno cambiato qualcosa, hanno diminuito la difficoltà. Ragazzi, non sembra più il computer di prima. O è Zico, il nuovo allenatore che ha inventato il nuovo calcio? Fia, lo sapevo prima, 500 monete gliele davo prima, porca miseria. Ragazzi, la squadra. Ah, è Guendouzi. È Guendouzi. Guendouzi speciale. Non lo so io. L'abbiamo ribaltata. No, eravamo in vantaggio noi. Lui ha pareggiato. Ragazzi, stiamo giocando benissimo. Continuiamo così, non vado neanche a vedere. No, no, va bene così. Forse, ragazzi, sto giocando più tranquillo senza arrabbiarmi, può essere. Perché tanto non c'è più niente. Ballo. No, comunque, ragazzi. Acca boia, volevo fargliela passare lì. Ragazzi, ho trovato una formazione che va bene con quella squadrina qua. Mamma mia, se segniamo anche con Faraone da lì. Però avere il terzino offensivo sulla sinistra io mi trovo molto meglio. Nonostante, ragazzi, sto migliorando a giocare un po' sulla destra, però non più di tanto. Cioè, non è come la. Io quando attacco dalla sinistra verso destra sono un altro giocatore. Non so perché. Questione di prospettiva. Voi avete un lato dove attaccate meglio dall'altro? Io sì. Secondo me un po' tutti ce l'abbiamo quella cosa lì. Comunque. Ha dato un calcio a vuoto il portiere, ragazzi. Secondo me sì. No, se me la dava buona, andavo in gol. Cazzo, andiamo a cambiare un po' di giocatore. Allora, intanto, Gudmundsson, tanta roba. Però lo salutiamo, nel senso che sta iniziando a essere stanco. Diamo il conè. Luke Martè rimane lì. E poi diamo la palla, le mettiamo su Ngonge alla prolifica, ragazzi. Che anche su va bene così. Poi basta, ragazzi. Dai, togliamo Romagnoli, andiamo a mettere bene la difesa bella fresca, così ci chiudiamo. Basta. Cambiato con gli stessi stili, ragazzi, quindi. Mamma mia, Castanos, come si dice? Incredibile in quel ruolo qua. Secondo me non è fatto il gioco, ragazzi. Cioè, sono veramente stupidi. Prima, vabbè, ho parlato. Ho
parlato. Vabbè, ho sbagliato io, dovevo spazzarla su. Qua ho sbagliato io. Icone. Ovviamente il distacco si riduce. Questo gol riaccende le loro speranze. Ora faranno tutto il possibile per pareggiare. Icone, se segni, titolare contro il Milan. Guardatelo! Solo che gli ho detto titolarità, stava già facendo Pelé. Guardalo, 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 guardalo. Icone, tu non vuoi giocare contro il Milan, bastava dirlo, di nuovo in possesso, ora possono riprovarci. Ottima difesa, doveva essere fermato. Mamma, questo Guendouzi. Va Lukman. Lukman. Ma perché? Vabbè, e siamo al loro terzo corner. la volevo passare. Ha la possibilità di andare verso la porta. Riesce ad intercettare. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Attaccare con troppa foga. Questo Guendouzi, ragazzi, fa paura. Se l'avete trovato, usatelo perché. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. Ma anche nel Dream Team usatelo. Lukman allarga il gioco a destra. Ha spazio sulla fascia. Guardate Ngonge, guardate Ngonge. Mamma mia. Sulla destra. La vittoria nelle loro mani, aspetta Eh sì. il fischio dell'arbitro. Ecco, ha parlato il telecronista, la vittoria nelle loro mani, 3-3. Ragazzi, siamo quasi arrivati alla fine del video. Mamma mia, che leggerezza, un tiro sensazionale. No, no, ragazzi, non ci credo. No, 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 sono un pirla, ragazzi. Vabbè, giusto così. Giusto così. Meriterei di pareggiarla, ragazzi, giuro. Per amministrare il vantaggio. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Giocata difensiva di grande spessore. Icone. Lukman. Sventa l'attacco senza sforzi apparenti. Augello. 2 minuti mancano, palla del computer. E via, sbaglia così. Ragazzi, siamo riusciti a portarla a casa, nonostante tantissimi errori. Abbiamo giocato meglio tante altre volte, ma io non lo so, dopo l'aggiornamento, secondo me, si è spenta la IA. Va bene, Gudmundsson. È stato l'uomo in partita, quindi giocherà a titolare lui la prossima contro il Milan. La prepariamo già, ragazzi. Rimane Zico, è l'unico che è riuscito a vincere 2 partite di fila. Il Milan ha vinto a Udine. Noi andiamo a 57. Il Bologna ha vinto, va a 61. E quindi, ragazzi, è impossibile arrivare noni, è impossibile arrivare undicesimi. Arriviamo per forza decimi, ok, però, ragazzi. Vedremo chi vince lo scudetto, se la Juventus oppure la Roma. E quindi diciamo che siamo più in hype per quello che fanno gli altri. Allora, ragazzi, andiamo a vedere un attimo contro chi non si può vedere contro chi gioca gli altri, no? No, niente, sarei curioso di vedere quanto gioca la Juve, quanto gioca la Roma. Vedremo. Ragazzi, scrivete sotto nei commenti, secondo voi vince è molto più
Facile che vinca la Juventus questo campionato, però scrivete nei commenti se secondo voi i primi quattro con le posizioni, perché non è detto che se la Roma perde l'Inter vince, poi se arriva seconda, il Napoli potrebbe perdere e vincere la Lazio, può perdere sia Lazio che Napoli, vince il Milan, va a 78. Scrivete qua la classifica qua sotto nei commenti dei primi sei, perché i sei si possono spostare, il settimo no. Quindi i primi sei, quindi Champions e UEFA, chiamiamola così, sì, tutto. I primi sei, ragazzi. Scrivete la classifica, i primi sei, secondo voi come finisce? Vediamo chi ci indovina. Dai, sono curioso. Sotto nei commenti. Noi ragazzi ci salutiamo, vi do appuntamento a venerdì, ci sarà l'ultima partita, poi vedremo come finisce questo campionato, come fa, se c'è qualcosa, oppure ricomincia direttamente un altro, ma noi ci fermeremo, ve lo dico già, e poi vi spiego cosa andremo a fare qua su Eludo come nuovo contenuto. Io ragazzi vi saluto, lasciate un bel like, un bel commento, scrivete la classifica dei primi sei secondo voi, ve la faccio rivedere, ok? Non si sa contro chi sono uno con l'altra, voi scrivete secondo voi come finirà questo campionato delle prime sei posizioni. Noi siamo arrivati decimi, ragazzi, con la difficoltà così elevata, questa squadra metà classifica, ragazzi. Speravo un po' di più, pensavo molto meglio, però secondo me, io non so cosa sia successo dopo l'aggiornamento, ragazzi, sembra molto più semplice. Boh, oggi io ho giocato meglio, non lo so. Scrivetemi questo qua nei commenti cosa ne pensate. E niente, ragazzi, vi saluto, un grosso abbraccio e ci vediamo domani sul mio canale e venerdì qua per scoprire come finirà questo campionato e cosa ci sarà dopo questo contenuto di questo campionato di Serie A, cosa porterà il Magic qua su Eludo. Ciao a tutti!